Ora invece andiamo a testare lo Umil Raw Mix per quanto riguarda i benchmark, lo facciamo avviando AnTuTu, uno dei più famosi benchmark. Avete visto, qui abbiamo già un prima anteprima, abbiamo fatto 23.645 l'ultima volta. Lo riavviamo insieme, chiaramente adesso magari lo accelererò un attimo perché probabilmente sarà davvero lento. Che non mi vengano i crampi alle mani a tenere il telefono così. Vedete 1280x720 con ombre in real time. Nonostante la risoluzione HD, qualche incertezza la dimostra anche in questa occasione, non poteva essere altrimenti. Ok, aspettiamo il test di processo dell'immagine. Forza e coraggio, Umirom X. Confidiamo in te. Ragazzi, sicuramente vi darò qualche taglio a questo video per velocizzarlo, perché sennò stiamo qui tutto il giorno. Ragazzi, mi sto per addormentare. Mi sta venendo un crampo alla mano, eh. Dai, Umirom, ti prego, faccela. Ce la puoi fare. Vedo che se lo dono 2% ti manca poco. Resisti. Adesso che lo stiamo un po' stressando, sento che inizia leggermente a scaldare in questa posizione. Guardate però che ditate, ragazzi, molto bene. Dai, Umirom X, coraggio, ce la puoi fare. Ecco qui, 23.688 punti. Quindi non male per essere un dispositivo di fascia bassa entry level. I punteggi sono questi, vi lascio un attimo a video in maniera che li possiate vedere anche voi. All'altro benchmark, ossia il Geekbench per esattezza. Lo appoggio un attimo, così lanciamo il run. Anche qui speriamo non passino le ore, ma sicuramente passeranno i minuti. Ce l'abbiamo quasi fatta. Ecco qui i risultati. Abbiamo 357 in single core e 1168 in multicore. Andiamo a vedere come viene posizionato rispetto ad altri telefoni. Vediamo il nostro score di 357, si posiziona sopra l'Asus Nexus 7 dietro un Galaxy S3, quindi non buonissimo. Come multicore invece andiamo a posizionarci praticamente al di sopra del Motorola G e sotto il Moto X, quindi diciamo il multicore funziona sicuramente meglio. Abbiamo visto quindi come funziona il benchmark di telefono Umirom X, che dire ragazzi? Nulla di scandaloso, ce lo aspettavamo. Ricordiamo che un telefono di fascia entry level da circa 60 euro, non potevamo aspettarci di più. Per questa prova è tutto, ci vediamo ai prossimi video. Un saluto da Matteo per Mac e Tech. Ciao!